Buongiorno signori, sono Andrea Falco. Sto controllando il territorio di Arienzo. Questi sono tutti rifiuti. Ho detriti. Depositati qua. Nel territorio di Arienzo. Questi, guardate qua, quante tonnellate, giudicate voi, e che cosa ci può essere in questi rifiuti. Guardate, è una cosa pazzesca. Dopo che avete finito di vedere questo video, date un vostro giudizio, anche se gli amministratori comunali di Arienzo sono i vostri paladini. I vostri paladini che predicano bene e razzolano male. Certamente non è questo il paese che si deve dare ai cittadini. Vedete quanti rifiuti vengono tolti da questo bacino di raccoglimento che sembra pulito, ma i rifiuti vengono depositati ai bordi dei canali. Guardate, appena finisce di piovere, oppure mentre piove, tutti questi rifiuti, tutti questi detriti tornano nel canale. Guardate che cosa pazzesca, che cosa pazzesca. Guardate quanti rifiuti ammassati. Allora dico a voi cittadini di Arienzo, giudicate per una volta con le vostre menti, giudicate, guardate che cosa esiste nei nostri valloni, guardate perché questi rifiuti non vengono portati nelle discariche. Forse la nostra vita non vale un cazzo, giudicate voi, ruote di camion a rimorchio, ruote di auto, plastica, ferro, di tutte le cose, di tutte le... Allora adesso io dico basta, forse ho dato troppo per questo territorio, spetta a voi continuare questa cosa, questa opera. Vedete, questi sono tonnellate e tonnellate di rifiuti. Guardate qua l'acqua come... Guardate, guardatela attentamente. L'acqua come supera questa altezza quando piove e porta tutto a valle. È vero che la vasca oggi è pulita, però è vero anche che i rifiuti sono ammassati al bordo del cemento. In una prossima tempesta d'acqua, guardate questi detriti, guardate qua. Già è un metro e mezzo di altezza di detriti, per cui se non si puliscono i canali tutto rimane tale e quale. Ecco, vedete? Qua si vede attentamente che l'acqua ha superato i 4 metri di altezza. E non è poco. Arienzo sa più giù di questo video e rischia ogni volta che piove. Buona giornata da Andrea Falco. Oggi sabato 11 novembre 2012.
2017, scusate la mia. Ok, grazie.